Noi siamo il Napoli Linus Users Group, quest'anno siamo riusciti a fare un grandissimo evento, abbiamo messo insieme le competenze di varie associazioni universitarie e dei nostri sponsor RS, Catodo e Neapolis Innovation. Noi siamo sul territorio dai primi anni 2000 e ci occupiamo di software libero e di libertà digitale in genere. Quest'anno la grande novità è che siamo riusciti a fare rete in maniera innovativa e costruttiva, perché penso che oggi come oggi le reti digitali siano una proiezione delle nostre reti personali, quindi secondo me il leitmotiv deve essere: associamoci, facciamo rete, perché le reti umane si trasformano in reti digitali e si mettono insieme competenze e tutto quello che di bello ne viene fuori. Terza edizione di questo evento, che è l'Open Hardware Day. Cos'è l'Open Hardware? L'Open Hardware sono tutte quelle piattaforme che servono a noi sviluppatori o anche a maker, artisti, persone che non sono del settore anche, insomma, praticamente per sviluppare dell'hardware. Perché open? Perché questo è hardware libero, cioè vengono dati anche gli schemi elettrici su come costruire queste board, in maniera tale da poter diffondere la conoscenza e la cultura digitale. Abbiamo praticamente 25 squadre composte da 4 componenti che dovranno saldare dei componenti vicino a dei microcontrollori. Avranno resistenze, condensatori, LED, quindi praticamente tutti i componenti che si trovano anche facilmente sul mercato a un costo molto ridotto. E tutti questi kit naturalmente ci sono stati offerti dai nostri sponsor. Sulle basi poi di quello che hanno costruito, praticamente mi dovranno scrivere dei piccoli programmi che permetteranno il funzionamento poi di quello che è richiesto in una traccia che verrà spiegata. E adesso vedete, ci sono ulteriori controlli, bisogna fare domande sul progetto, che è il primo. Ragazzi, come si faceva a fare questa cosa? Quando volete fare un solo. Nessuno lo fa. In generale queste competizioni all'interno dell'università sono davvero un buon momento dove mettere in pratica tutto quello che abbiamo appreso durante questi anni. Sono belle iniziative di aggregazione che vanno coltivate.